Ecco, siamo qui nell'auditorium Lillo Zucchetto, qui del Virgilio di Mussomeli, ecco, in un'occasione di un incontro, di un convegno, e siamo con il dirigente del Virgilio, il dottor Vincenzo Maggio. A lei la parola, di che cosa si tratta oggi questo evento alla scuola? Abbiamo voluto organizzare questo evento per ricordare la figura del professor Salvatore Castiglione, che è stata una colonna dell'Istituto Agrario di Mussomeli per decenni, che è venuto a mancare 2 anni fa. È stata una figura importante per la scuola, per la sua professionalità, per la sua serietà e direi anche per la sua umanità. Oggi i ragazzi, i docenti, anche il dirigente, hanno voluto organizzare questa manifestazione con un convegno sulle piante officinali. Il professore Castiglione era appassionato di piante officinali e medicinali e quindi ci sarà oggi questo convegno e poi ci sarà la intitolazione di un'aula, di un laboratorio alla figura del professore Castiglione. Appuntamento sabato scorso all'auditorium Lillo Zucchetto organizzato dall'Istituto Scolastico Virgilio e presentato dalla docente professoressa Concetta Tona, insegnante di lettere ai professionali alberghiero ed agrario. Seduti nelle prime file il preside, i docenti e i familiari del professore scomparso. Un incontro per ricordare, a 2 anni di distanza dal prematuro decesso, la figura del compianto ed apprezzato professore Salvatore Castiglione, con l'intervento puntuale del dirigente scolastico dottore Vincenzo Maggio. Il professore Castiglione è nato e vissuto a Mussomeli, dove ha esercitato, oltre al ruolo di docente, la libera professione di agronomo. Ha anche svolto la carriera militare, concedendosi con il grado di tenente. Dal matrimonio con la moglie Maria Alfonsa ha avuto 2 figli, Maria, laureata in ingegneria ambientale, e Pasquale, laureato in ingegneria informatica. La sua carriera di docente è durata 37 anni, muovendo i primi passi nella provincia di Palermo. La maggior parte del servizio svolto lo ha visto protagonista presso l'Istituto Virgilio di Mussomeli, dove ha operato con impegno e passione, lasciando un segno importante ed indelebile nelle vite di diverse generazioni di alunni. Proprio i ragazzi lo ricordano per l'amore con cui insegnava, rivelandosi oltre che un ottimo docente nella sua disciplina, un grande educatore. Dopo l'intervento del preside Maggio è seguita la relazione della dottoressa Alessandra Carrubba, professore associato Dipartimento SAF Agronomia dell'Università di Palermo, intrattenendo i ragazzi delle quinte classi dell'Istituto Scolastico Virgilio di Mussomeli per oltre un'oretta sul tema le piante officinali e medicinali, tra tradizione e innovazione, a cui sono intervenuti alcuni alunni. Al termine del seminario, i ragazzi si sono spostati nei locali del laboratorio agroalimentare, dove in un clima di commozione c'è stato lo scoprimento della targa commemorativa
del professore Salvatore Castiglione, della figlia Maria e del dirigente scolastico dottore Vincenzo Maggio. Fra gli applausi della moglie Maria Alfonsa e di tutti i presenti. Gli alunni della quinta B Ipsos, che sono stati allievi del professore Castiglione, hanno scritto una breve e commovente riflessione per omaggiare il loro docente, mentre gli alunni della quinta hanno voluto donare alla famiglia tre alberi tipici delle culture mediterranee, accompagnando l'omaggio con una riflessione che è l'essenza del ruolo di Castiglione come docente. Un seme, se ben coltivato, diventa pianta. Un ragazzo, se incontra un buon docente, diventa uomo. Grazie, professore Castiglione. I ragazzi della quinta A Ipsas, 23 ottobre 2021. Assai emozionata, la moglie Maria Alfonsa Palumpo ha ringraziato i presenti fra generali applausi. È stato un colpo d'occhio l'interno del laboratorio, dove al centro, su un grande tavolo opportunamente approntato per la circostanza, era ben visibile un caratteristico carretto siciliano realizzato manualmente appunto per questo evento dall'artista Domenico Testa, collaboratore scolastico. Al termine, gli alunni dell'alberghiero e dell'Ipsas hanno servito un gradito aperitivo accompagnato da prodotti da loro preparati. La foto, ricordo finale, ha suggellato l'evento. Avuto l'opportunità, sono gli ultimi studenti che sono stati formati, educati, istruiti dal nostro professore e che proprio stamattina hanno scritto di loro pugno delle parole che sono venute proprio dal cuore e che diamo l'opportunità di leggere. Prego, ragazzi. In certi momenti della vita capita di incontrare persone che, seppur lontane dalle nostre vite private, ci lasciano un segno indelebile. Queste figure, che entrano quasi di botto nella nostra quotidianità, sono i professori con cui si instaura un rapporto di amore e odio da parte nostra. Lo abbiamo conosciuto con la sua imponente voce, i suoi modi di fare, a volte un po' aspri, ma conoscendolo abbiamo visto in lui un lato buono, disponibile con tutti e sempre presente. In realtà lui non ha mai abbandonato questa scuola, ha lasciato un segno in tutti noi, in ogni stanza, in ogni professore e collega. Per la scuola ha dato tutto se stesso. Non era solo un professore, ma teneva molto all'insegnamento morale, insegnarci come affrontare la difficoltà donandoci i migliori consigli per qualsiasi nostro momento difficile. Teneva molto ai suoi studenti e ai suoi studenti al suo caro professore, tanto che capitava spesso di incontrare per i corridoi della scuola i suoi ex alunni, che lo venivano a trovare. Questa è testimonianza che ha lasciato un segno a tutti. Lui non era un solo professore, ma un maestro di vita. Un saluto caro dalla sua classe, la sua quinta B. Un seme, se ben coltivato, cresce e diventa pianta. Un ragazzo, se incontra un buon docente, diventa uomo. Grazie, professore Castiglione, i ragazzi della quinta Psas. Vincenzo Maggio, tutti i docenti, tutti i collaboratori e tutti i ragazzi.
per la stima che avete avuto nel nome di mio marito. Mi fa piacere che questo laboratorio prenda il suo nome proprio perché, per ricordarlo, perché proprio gli avete dato il nome, così rimane ancora diciamo nelle nostre memorie. Le parole che hanno dato, soprattutto hanno detto i ragazzi, mi hanno fatto piacere, e tutti in caso, perché l'avete descritto così com'era effettivamente lui. Grazie. I ragazzi hanno saputo cogliere in queste poche parole che hanno pronunciato il vero senso della cerimonia di oggi, e hanno saputo cogliere quella che era la personalità, il carattere del professore Castiglio. Abbiamo davvero poco da aggiungere. Quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo oggi è il minimo che potessimo fare per una figura che ha dato tantissimo alla nostra scuola e che ricordiamo tutti con grande piacere. Sì. Prego. Un attimo. Preside, se si può, se si gira praticamente. Va bene così? Abbiamo due aule dedicate alla memoria del professore Castiglione, quella di oggi, e quell'altra che è dedicata alla memoria del professore Dino De Vita, che molti di voi non hanno conosciuto, ma che è stata anch'essa una figura importante per la nostra scuola, che ricordiamo con tanto piacere. Grazie a tutti, ora ci accomodiamo. Entriamo. Prego. Questa sera è che hanno preparato i ragazzi della grande Piero. Domenico Testa ha realizzato proprio per questo evento. Vieni Domenico. Ovviamente lui è l'autore del carretto siciliano. Signor Domenico, mi può dire qualcosa? Lo può dire ai lettori del Fatto Nisseno? Questo carretto siciliano qui all'Istituto Agrario cosa rappresenta? Rappresenta il frutto che noi diamo tutti i giorni e facciamo un carico di tranquillità e di serenità per tutti noi. Ringrazio all'insegnante professoressa Gengo che me l'ha fatto realizzare e io con piacere l'ho messo qua, e mi fa piacere che per oggi è servito in memoria del professore Castiglione, che io con piacere ricordo. Grazie di quello che mi avete fatto fare. Ok, grazie. Va bene, la famiglia, provate. Prego. E i ragazzi hanno da dire. Prego.
Vediamo chi vuole parlare. Ecco, di voi altri. Ecco, nessuno vuole parlare. Siete le quinte classi? No, le seconde. Ecco, di quale classe appartenete? A quale classe? Seconda B Alberghiero. Questi studi vi appassionano? Sì, tanto. Cioè, è stata una cosa che abbiamo voluto scegliere appunto perché sapevamo appunto la strada che ci porta. Siete all'Alberghiero qui? Sì. Ecco, cosa pensi di fare nel futuro? Nel futuro mi vedo come o una barista o una chef, ancora da decidere, ecco. Ecco, auguri per il tuo futuro. Grazie. Ecco, qui c'è la professoressa Silvana Giardino, ma qui io vedo prodotti locali a chilometro zero. Cosa mi può dire? Sono prodotti locali a meno zero, perché sono realizzati dai ragazzi con prodotti coltivati dai ragazzi nelle nostre aziende e poi trasformati nei prodotti della nostra tradizione, quindi patè, di salse, caponate, carciofi, proprio per valorizzare i prodotti tradizionali e per proiettare i ragazzi già al mondo del lavoro. Lavorano in sinergia sia i ragazzi dell'agrario in questo caso che i ragazzi dell'alberghiero. In sostanza sono già pronti per le attività lavorative. Ecco, questa è la nostra scuola. Grazie.